Ora Fiodor è quel blocco di Watt, si alza dalla punta Fiodor, gran canestro, solo rete. Williams, ribaltamento per Johnson e poi il classico blocco laterale, poi grande pennellata dell'ex Lakers. Sanders cerca Watt e poi trova Brooks, raddoppiato però in area, bella palla fuori per Bramos che ha spazio per attaccare il vero lanciato dal palleggio, grande lettura. Ottima posizione difensiva di fisico del giocatore dell'Aquila, Caroline segna e buono il canestro, c'è anche il fallo, protesta la Reyer. Ora Day che va da Tonut sul lato destro, poi prende posizione, ancora fuori per Watt, non si chiude però il triangolo, allora end off per Tonut e Watt mette anche l'assist per la tripla di Stefano Tonut. Flaccadori ancora a buttarsi dentro con la mano sinistra, si schianta questa volta su Watt, poi la Dur nel rimbalzo offensivo, riesce a coordinarsi. Flaccadori ribalta per Bradford, boomerang fra i due. Flaccadori deve attaccare in punta dal palleggio contro Brooks, si coordina galleggiando molto bene con Flaccadori. Poi Bradford, tiro in corsa, errore, rimbalzone per Watt, 8 secondi per andare al tiro per la Reyer. Bella palla di Bramos per Tonut che reverse con una piccola hesitation, manda fuori tempo Jordan Caroline. Gioca sul blocco di Watt, va verso sinistra, show forte di La Turner, poi si apre l'area per Fiodor. Ora gioco rotto, Flaccadori torna da Reynolds sul lato opposto, angolo per Caroline, tiro difficilissimo contro Jeff Brooks. Blocco di Watt per Fiodor, fuori ancora per Sanders che però non è in fiducia, continua da fuori, ci mette una mano Caroline, angolo per Bramos e risponde subito Bramos per la seconda volta consecutiva. Città di tecnica, lanterna per Bramos, poi Tonut sotto le gambe, dentro per Brooks, cerca nell'angolo Bramos, lo trova, costruisce un ottimo tiro per Michael Bramos che nel terzo quarto però per Trento con Caroline che corre in campo, l'errore toccherà Turner, poi ancora rimbalzo offensivo fuori per Reynolds da tre punti, questo è un tiro molto migliore rispetto a quello precedente. La Reyer centra col possesso e 9 punti di vantaggio da gestire. Ora Fiodor ancora ad appoggiarsi al tabellone questa volta. Un canestro molto facile, ma anche Doty per giocare sul perimetro. Blocco di Watt per Fiodor, si apre la penetrazione. Angolo ancora per Stone. Seconda bomba consecutiva per Julia Stone. E si chiude così con Venezia che batte Trento 72-65.